Ciao a tutti ragazzoni, ben ritrovati da Mr. Marti e da tutta la redazione dell'ironia dell'informazione libera e spesso un po' incazzata. Vabbè, ritorniamo, scusate, prendo i nostri potenti mezzi, ritorniamo. No, non eravamo in ferie, stavamo lavorando. No, non siamo usciti per un paio di settimane per questo. Allora, adesso riprendiamo subito la grande perché oggi abbiamo due grandissimi servizi da farvi vedere. Uno su penna bianca. Figliuolo di e poi una soluzione finalmente risolutiva per quanto riguarda la scuola, per quanto riguarda l'università, per ripartire in sicurezza. Allora, ragazzi, vi faccio vedere prima questo estratto di un discorso di Figliuolo di Penna Bianca, che è molto interessante. Chiaramente abbiamo avuto difficoltà, lo stop di AstraZeneca non ha giovato, però dobbiamo pensare una cosa, mai nella storia dell'uomo si era riusciti a produrre in così poco tempo un vaccino contro una terribile pandemia, ma soprattutto si è iniettato in pochissimo tempo decine di milioni di dosi di vaccini, senza saperne chiaramente l'esito, se non quello sperimentale che ha portato il vaccino a essere approvato dalla comunità scientifica e dalle agenzie regolatorie. Questo che vuol dire? Che non c'è pazzia quando è stato detto questo vaccino AstraZeneca lo proponiamo solo agli under 60. Perché? Perché nelle fasi di sperimentazione era stato sperimentato solo su 17 soggetti sopra i 60 anni. 17 ragazzi, 17. Allora, cioè penna bianca, ma penna bianca, ma chi ma veramente siamo arrivati ad avere, cioè penna bianca, porca troia, penna bianca ci ha detto: oh ragazzi, questa è una cosa fantastica, perché uno, nella storia dell'umanità non si è mai prodotto un vaccino nel giro di 3 settimane e mezzo praticamente, quindi c'è un momento meraviglioso, ma il momento ancora più meraviglioso è il secondo, quando abbiamo inoculato milioni di persone con dei vaccini sperimentali. Questa è una cosa stupenda. Prima, no? Sperimentavo 6 anni, 7 anni, 10 anni la polio, eccetera, grazie a cazzo, e ho capito, e lì si vaccinano tutti, ecco, è stato facile. Invece adesso è una cosa meravigliosa che tutti si vaccinano, però con un vaccino che di cui non ne sappiamo un cazzo. Ma non solo, lui ha rincarato la dose, molto bellissimo, come l'avete visto, con la mascherina. Aspettate, che cos'è una mascherina? Porca troia, che cazzo è una mascherina? Ecco, lui con il cencio e con il cappello, eccolo. Cioè lui con il cencio e con il cappello ha detto: ma questa cosa, quindi non è una pazzia. AstraZeneca, sapete che hanno cambiato, ma manco sa che si chiama AstraZeneca, non AstraZeneca, cioè a parte questo, ma cioè, lui è quello che, vabbè, lascia perdere. Quindi la cosa meravigliosa è che lui dice: no, cioè, no, non è una pazzia, dovete capire che non è una pazzia questa cosa, che comunque abbiamo cambiato prima AstraZeneca, era per i maggiori 60, poi per i minori, bla bla bla, perché è stato sperimentato soltanto su 17 persone. Ma che cazzo stai dicendo? Ma è una tragedia! Ma come puoi sperimentare un vaccino su 17 persone e poi vai a inoculare milioni di persone? E lui, guardatelo con tutte le sue piastrine, cioè le piastrine, che cazzo c'ha lì sulla giacchetta, c'ha tutte le medagliette, ma c'ha le medagliette anche di quando diceva le partite a calcio alle scuole elementari, credo, cioè lui si tiene, a parte che volte le ha trovate sicuramente nell'orbito Kinder. Comunque, allora, questa è la narrativa di regime. Quindi siamo arrivati a un punto di ritardo mentale estremo, per cui, ma loro ce lo dicono loro. Perché non è più, cioè, è presente, non so, voglio dire, è vero, il mondo, la storia è disseminata di complotti, di situazioni molto difficili da leggere, molto opache, molto oscure, non so, parliamo da Kennedy al G8, passando per
la Barbera, uomo nei servizi segreti che era presente sia al G8 sia nel 92 sulle stragi di Falcone e Borsellino. Quindi quelle sono cose complesse, l'11 settembre, ma qua non c'è un cazzo di complesso. Qua ce lo stanno dicendo: noi vi stiamo vaccinando con una merda che non è stata sperimentata. Ve lo stanno dicendo chiaramente, ce lo stanno dicendo chiaramente. Quindi non c'è un... non c'è niente da capire, non c'è niente da approfondire, te lo dicono già loro. Vabbè, andiamo avanti. Ragazzi, dopo Penna, dopo il grandissimo discorso di Penna, io aprirei tipo un sondaggio: secondo voi Penna ha più o meno neuroni di una lucertola? Passiamo a questo servizio, tra l'altro è un servizio di un TGGino. Attenzione, è successo questo in un hotel, è scoppiato un cluster, sai, dobbiamo sempre pisciare le parole inglesi, no? Un cluster, praticamente, cioè, c'è stato un focolaio di contagiati in un hotel. Questo qua è il proprietario dell'hotel. Cioè, l'intervista racconta la storia, il fatto che ci sono stati questi contagi, eccetera, eccetera. La parte interessante è questa. Pandemici. Ma sono persone, quelle che sono rimaste contagiate, sono persone che erano vaccinate o no? E la stragrande maggioranza sì, erano tutti vaccinati, tutti con Green Pass, tutti. Aggiungo anche questo, sono quelli che stanno più male, sono quelli che sono stati più male. Cioè ragazzi, a me viene da ridere, non bisogna ridere su disgraziato. E faccio subito un link con questa altra notizia incredibile, che farebbe, sembra un film tragicomico e di fantascienza. Il Messaggero. Cornovaglia. Quasi 5.000 positivi dopo un festival per accedere al necessario il Green Pass. Cioè, grandissimi. Hanno organizzato questo concerto, ci sono stati tutti col Green Pass, perché è fondamentale il Green Pass, cioè senza Green Pass moriremo. Allora, hanno organizzato questo concerto, era necessario appunto entrare col Green Pass, e ci sono stati, come grandissimo risultato finale, 4.700 contagiati. Allora, è qua di nuovo, ma dove cazzo sta la logica? Allora, quindi il tampone non va bene, il vaccino non va bene, di cosa cazzo stiamo parlando? Quindi mi è venuto una sintesi riguardo a questa cosa del Green Pass, no? Appunto c'è sulla Cornovaglia e sui vaccini che funzionano benissimo, che per andare negli hotel devi avere il Green Pass, eccetera, e sintetizzerei la cosa così. Ma che cazzo stai a parlare? Ma che cazzo sta di te? Ma di che cazzo stai a parlare? Ma di che cazzo stai a parlare a te? Che bello! Ma che cazzo stai a fare? Ma che cazzo sei? Ma che cazzo sei? Ma che cazzo state a fare? E questa è la bomba di oggi. Finalmente hanno capito come far ripartire la scuola, l'università in questo caso. È l'Università di Trieste. Sono molto contento perché sono triestino e sono molto fiero di questa iniziativa dell'Università di Trieste. Il Green Pass, anche per gli esami da remoto. Fa rumore, ma non è una provocazione quella dell'Università di Trieste. Si tratta di un'applicazione estensiva e letterale delle norme nazionali che entrano in vigore da settembre. Abbiamo deciso di applicare la norma. La norma ad oggi richiede la disponibilità di Green Pass agli studenti universitari, così come al personale universitario. Ma perché non hai deciso di andartene a fare in culo, che sarebbe molto meglio? Qua siamo sull'Huffington Post, che è uno dei siti peggiori che potete trovare in rete per quanto riguarda l'informazione. Sono quei siti mainstream praticamente, no? Allora, l'Università di Trieste chiede Green Pass anche per esami a distanza. Niente alibi. Il rettore: l'obbligo serve per spingere gli studenti a vaccinarsi, non per garantire ai Novax di stare a casa e fare gli esami a distanza. Ma tu rettore, ma chi cazzo sei? Sei il rettore di un'università, cosa? Come puoi tu entrare in un dibattito medico? Come puoi tu inventarti questa stronzata per spingere i tuoi studenti a vaccinarsi? Ma chi cazzo sei, ragazzi? E qua si degenera ancora di più, perché questa notizia è stata ripresa da bufale.net, un altro sito di merda, di estremissima merda. Sono i famosi fact checker.
Si fa ancora una volta disinformazione con articoli in giornale che puntano a sminuire il Green Pass. Pensate, addirittura vogliono sminuire il Green Pass, che gente di merda. La situazione è ben diversa rispetto a quella che viene fuori attraverso alcuni titoli, al punto da creare la percezione di una realtà distorta. Un po' come viene ogni volta che qualcuno prova a parlare del caso di Israele, per sminuire l'importanza dei vaccini, stando come abbiamo riportato in mattinata con un altro articolo. Adesso io... solo per un secondo, paragono bufaline.net e Ranucci, forse il più grande giornalista d'inchiesta mainstream, anzi sicuramente. Guarda Francesco, io sono molto preoccupato, devo dirti, da alcuni dati che arrivano da Israele. E Israele, che è stato un modello sempre per come aveva affrontato il Covid fino adesso, ma il tasso di ospedalizzazione che è aumentato in maniera importante, e alcuni dati che parlano della copertura del vaccino Pfizer, che è molto, ma molto più basso di quello che si prospettava. Insomma, sono dei dati preoccupanti. Ma scusa, ma Ranucci, ma cosa rompi le palle tu? Ma scusa, ma se quelli di bufale.net, ma io voglio dire, ma quelli di bufale.net, mica pizza e fichi, hanno detto che per Israele non c'è nessun problema, cosa ti metti te a dire stronzate? Vabbè, quindi andiamo avanti con questo pezzo bellissimo di appunto bufali, malinteso. Allora, per farvela breve, qualcuno dice che sia necessario il Green Pass anche per sostenere gli esami da casa con l'Università di Trieste, ironizzando sul virus che posso trasmettere anche attraverso lo schermo. Oh, ma strano, sarebbe sufficiente leggere il protocollo ufficiale originale per capire che la misura debba essere inserita in un discorso molto più ampio. E adesso arriva una supercazzola, ragazzi. Il tutto, eccolo, il tutto in un programma ben più ampio che vede l'Università di Trieste intenzionata ad assicurare attività in sicurezza. Ecco perché verrà richiesto a tutti il Green Pass. Ah, scusa. Hai detto la stessa roba. Cioè, praticamente stanno dicendo, no, non è vero! Non è vero, però è vero. Ma scusa, ma o non è vero o è vero? Cioè, mettiti d'accordo con te stesso e col tuo cervello. Signori, purtroppo l'unica certezza è che gli studenti dell'Ateneo di Trieste, appunto della mia città, mi vergogno tantissimo, mamma mia che schifo e cavolo, finiranno esattamente così. Pure il sapore è poco. Lo sai che te dico? Bomba magna, spezzatino e scatolette. E te tappi in dal culo.